Valeria Crescenzi, presentiamo oggi il primo lavoro che si intitola Imperfetto. È un lavoro che arriva dopo un po' di tempo e con tutta una serie di cose alle spalle. Sì, un bel percorso, tanti incontri, tante esperienze, tanta vita, no, fondamentalmente, perché la musica è un po' questo, ho capito che non si può scindere da quello che è la propria esistenza. Quindi sono arrivata a questo disco dopo tanto tempo e secondo me era un tempo di maturazione, un tempo di consapevolezza. E quindi anche questo titolo, Imperfetto, è proprio racconta questo mio grande passaggio dal voler rappresentare a tutti i costi una perfezione e invece arrendersi alla bellezza di quello che poi sono gli eventi, sono le cose che vanno, che non vanno, e comunque le imperfezioni sono la parte più caratteristica della mia vita, quindi ho fatto una scelta sicuramente autentica. Ci anticipi qualcosa? Cosa troveremo nell'album? Allora, troverete me e Antonello Armieri, perché abbiamo fatto tutta questa strada insieme. Dagli esordi, lui è stato sempre al mio fianco, infatti oggi è qua. Troverete le nostre canzoni, e i nostri trascorsi, troverete delle cose reinventate. C'è una versione di Natale, ad esempio, che grazie a Francesco Valente ha preso un'altra vita. Quindi troverete il mio cammino, quello che è stato fino ad oggi. Ho già scritto cose nuove, quindi sto già pensando quasi all'Imperfetto 2.0, ma questo si vedrà. Ecco, dentro, se non vado errato, c'è anche una cover, no? Sì. Come mai questa scelta? Allora, questa cover parte sempre da Francesco Valente, che è comunque colui che si è occupato negli ultimi anni della mia produzione artistica, quindi ha scelto, diciamo, il modo secondo me migliore per poter mettere a frutto le nostre composizioni. Quindi Valente un giorno mi disse: ma perché non facciamo questa cosa visto che suoni il flauto, quindi comunque sei legata alla musica classica? Era forse anche più un suo sogno, e come mi disse questa idea, io l'ho trovata illuminante. L'abbiamo fatta in una mattinata bellissima, con pochissimo tempo, però si sente tutta la passione in quella cover, è veramente una cosa nostra. Ecco, tu dicevi che stai lavorando a Imperfetto, diciamo, a Imperfetto 2 o comunque diciamo un Sì. seguito, quindi tu in mezzo hai tutta una serie di esperienze, sei passata anche, come dire, dalle selezioni di un talent show, no? Quindi, come dire, la strada e il percorso l'hai fatto tutto. Adesso però la prossima tappa? Allora, la prossima tappa sicuramente oggi per me è un punto importante. Presentare questo disco, dargli vita, dargli luce, è sicuramente quello che ho voluto fortemente. Adesso ci sono tanti concerti, tanti appuntamenti, quindi questo disco passerà tra le persone e nei miei live ci saranno anche delle canzoni che nel disco non sono, perché mi piacerebbe comunque continuare a raccontare. Ho un brano a cui tengo moltissimo che uscirà prossimamente, che è il brano con cui ho tentato Sanremo Giovani lo scorso anno e purtroppo non è andato, però anche questo fa parte del gioco e quindi nel mio dal vivo, no? Nel mio esserci dal vivo sicuramente, insomma, ci saranno anche le nuove canzoni che mi diranno quale sarà la strada futura. Tra l'altro oggi sarà presentato anche un video, no? Il video di un singolo, del primo Esatto, singolo. ci tengo tanto, sarà Vernice questo nuovo videoclip realizzato con Roberto Mazzarelli, che ha curato tutta la regia. Abbiamo scelto delle location umbre, quindi abbiamo scelto questo territorio nostro per poter realizzare questo video. E Vernice è una nostra canzone realizzata secondo me in un modo molto molto viscerale e artistico, quindi ci tengo moltissimo e per quello voglio cominciare proprio da qua.